Popolo di nerd, miei iscritti tutti e popolo tutto di YouTube, bentornati ancora una volta su Master G Tricks in compagnia di Master J. Oggi facciamo un altro unboxing e vediamo un piccolo accessorio per poter effettuare l'upgrade delle nostre cuffie Turtle Beach, che erano compatibili su PS3, e renderle completamente compatibili con PS4. Nel video precedente vi avevo fatto vedere come queste cuffie funzionassero su PlayStation 4. È vero, la Turtle Beach ha reso anche i suoi vecchi headset compatibili in questo momento. Il problema è che hanno una compatibilità, diciamo, limitata, perché se voi andate ad acquistare un headset Turtle Beach avrete sicuramente dei problemi ad utilizzare l'amplificatore delle cuffie, perché come sapete questi amplificatori, in questo caso il mio è delle Turtle Beach GeForce PX 22, ha problemi praticamente nella regolazione dei volumi. Permette la regolazione di volumi separati di chat e audio di gioco, non sono tutti quanti utilizzabili. Quindi per sopperire a questa mancanza avete bisogno sicuramente di comprare questo accessorio, che vi aiuterà a rendere compatibile al 100% le vostre Turtle Beach con la PlayStation 4. Il kit in questione è questo qua, il PS4 Upgrade Kit, chiamato anche DRC1, ed è un piccolissimo accessorio, come ho detto appunto, che vi permette di collegare le vostre cuffie alla PlayStation 4. Adesso andiamo a vedere cosa c'è all'interno della scatola e come si configura. Il Turtle Beach Headset Upgrade Kit è compatibile con molti modelli di vecchie cuffie che funzionavano su PlayStation 3. Andiamo a vedere adesso cosa è presente nella confezione. Per prima cosa, aprendo la confezione, ci troveremo davanti un manualetto. All'interno è spiegato il metodo di collegamento del dispositivo. Aprendo il cofanetto, inoltre troviamo davanti il dispositivo di upgrade delle nostre cuffie Turtle Beach da collegare alla PS4, che come vedete è dotato di una presa USB che andrà collegata sulla PlayStation 4, una presa USB in ingresso per collegare le nostre cuffie e un jack audio per collegare l'audio delle nostre cuffie. Successivamente nel box troviamo anche un cavo digitale ottico che sarà collegato per un'estremità dietro la nostra PS4 e per l'altra estremità al nostro upgrade kit. Infine troviamo anche un cavo jack che serve per alcuni modelli Turtle Beach per poter utilizzare la chat. Colleghiamo l'estremità più grossa del cavo audio digitale nella porta digitale audio della nostra PlayStation 4. In questo modo, attenzione perché il cavo è molto delicato. Successivamente colleghiamo l'altra estremità sulla parte frontale del nostro upgrade kit. Ed infine colleghiamo il nostro upgrade kit su una delle due porte USB della nostra PlayStation 4. A questo punto siamo pronti per poter collegare le nostre cuffie Turtle Beach, in questa maniera. Andiamo a vedere ora come si configurano per un giusto funzionamento sulla PS4. Una volta nella PlayStation 4, andiamo nel menu impostazioni. Selezioniamo audio e schermo. Successivamente impostazioni uscita audio. Come uscita principale selezioniamo Digital Out. Selezioniamo i formati supportati, selezioniamo OK. E come formato audio selezioniamo PCM lineare. Successivamente, tenendo premuto il tasto PS, selezioniamo regola audio dispositivi. Selezioniamo riproduci l'audio tramite cuffie e selezioniamo audio della chat. Il dispositivo adesso è pronto per essere utilizzato su PlayStation 4. Come potete vedere ragazzi, il collegamento del dispositivo alla nostra PlayStation 4 e la configurazione delle cuffie sono due cose semplicissime. Vi lascio il link dove poter acquistare questo dispositivo. Chiaramente io l'ho comprato su Amazon, ci ha messo un pochino più di tempo perché è arrivato dal Canada, però alla fine
Vedo che funziona molto molto bene. Vi posso dire che da quando sto utilizzando questo dispositivo l'audio delle cuffie è decisamente migliorato, in primo luogo perché possiamo godere di un audio digitale, quindi di qualità superiore. In secondo luogo abbiamo la possibilità, come già detto, di recuperare tutte le funzioni del nostro amplificatore, quindi di regolare tutti i volumi separatamente, sia dell'audio di gioco che dell'audio della chat. Quindi ragazzi, un acquisto decisamente dovuto se non volete buttare via i vostri kit che avevate su PlayStation 4. Il video di oggi ragazzi è finito, mi raccomando ricordatevi di spolliciare, commentate qui sotto sempre e iscrivetevi al canale, mi raccomando, e seguitemi nelle pagine Facebook, Twitter e Google+. Ci vediamo al prossimo video, un salutone da Master J e chiaramente buona Pasqua. Ciao!